In un futuro imprecisato e post-apocalittico esiste una sola grande città chiamata Mega City One, che va da Boston a Washington. Fuori di essa solo lande desolate. La criminalità e il caos sono dilaganti al suo interno e gli unici in grado di far rispettare la legge sono i giudici. A metà tra un vigilante e un poliziotto, i giudici sono al di sopra di ogni parte e possono esercitare la legge seduta stante. Tra questi vi è Dredd, che durante una normale perquisizione a Peachtrees, complesso residenziale di oltre 200 piani insieme alla nuova recluta Anderson, si ritrovano a essere rinchiusi e braccati dagli uomini di Mama, una signora della droga che tiene in pugno l'intero condominio e non vuole lasciare uscire i due tutori. Reboot di Dredd la legge sono io, con Sylvester Stallone, è basato dall'omonimo fumetto. Questa nuova versione è un tripudio di tamarraggine e ultraviolenza, un action chiaramente ispirato alla fantascienza retro anni 80 e basato sulla falsariga di The Red Redemption di Gareth Edwards. Tra gli antri e i corridoi di Peachtrees ci si muove senza un attimo di respiro. La visione d'insieme è un frullato di scene cruentissime e una dose di ironia celata. Veloce, divertente e cazzuto, è sicuramente tra gli action meglio riusciti di questi anni 10. I don't go out that much. Is there a reason why you're asking me this? You know, maybe you had a recommendation. Adam Bell è un professore di storia che, dietro consiglio di un collega, decide di affittare un DVD per una serata. La sorpresa più grande è trovare nello stesso film un attore che gli somiglia in tutto per tutto. L'ossessione verso di lui cresce a dismisura, ma Adam ignora che questa scelta porterà ad una piega inaspettata. Basato sul romanzo di José Saramago, L'uomo duplicato, Enemy è un thriller psicologico di rara bellezza. Ispirato ai lavori surreali di Lynch, La pazzia di Cronenberg e La deriva ansiogena di Polanski, Villeneuve ci regala un film delizioso, dove ogni interpretazione può essere giusta e sbagliata. I continui rimandi ai ragni, le vedute dei grattacieli dall'alto, l'incrociarsi dei fili del tram, l'ossessione per le donne, nightclub privati e la malsana morbosità che accompagna i due protagonisti fanno da traino ad un piccolo capolavoro di grande spessore che riprende il tema del doppio e ne tira fuori un ennesimo lavoro stratificato, complesso ma allo stesso tempo conturbante. What's happening? I really don't know what you're talking about. Why'd you come looking for me? I needed to know. I have some questions for you. Who are you? What's wrong? You're crazy.